Buongiorno, benvenuti a un'altra giornata a Minorca. Vi parto dal bagno, così almeno vedete me, vedete anche il bagno che è, devo dire, fantastico. Beh, c'è questo piccolo difetto sulla telecamera, non so se l'avete notato, ma tanto non ci interessa. Mi sono iniziata già a vestire i capelli e il trucco, come credo si noti, devo ancora farli, però vi faccio questa piccola clip prima che si è aperta la porta. Ho passato la prima notte da Minorca molto bene, mi sono svegliata solamente 2 orette prima della sveglia, quindi invece delle 8 alle 6. Ho questa maglia qua, che in realtà va così, vabbè, molto carina, larga, morbida. Io l'amo, dei pantaloncini molto molto semplici, ora le ciabatte, ma metterò le mie solite scarpe, però sempre il marcellino. Poi mi pettinerò i capelli e metterò questi, i miei occhiali da sole, ho portato solo questi perché... cioè, ci sto comoda. E niente, quindi adesso io mi trucco e mi pettino, andiamo a fare colazione e oggi la prima cosa che faremo sarà andare a visitare Cittadella, che è l'ex capitale di Minorca, e ci accompagnano anche quelli del villaggio, quindi facciamo anche proprio un giro turistico, anche accompagnati. E c'è anche il mercato, quindi anche shopping. Vabbè, vi faccio vedere la magica preparazione da adesso ad... qui sotto. Buongiorno Minorca. C'è un po' una giornata un po' così così, però è carina. Ui, buongiorno Minorca. No, non piove. È una giornata un po' così e così, Però, salla. Noi contiamo in te, giornata, non piove. Adesso andiamo a fare colazione. Mia madre non so dov'è. Eccola laggiù, che non si muove mai. Adesso niente, andiamo fare colazione e poi andiamo a Cittadella. C'è la piscinetta dei bambini. Bello. Stiamo camminando per le vie di Minorca. Qui c'è un battemolle. Ci sono i miei dietro. Queste sono tutte le persone che stanno con noi qui. E dietro anche è la tipa che ci accompagna. E via, vediamo. Stiamo camminando per le vie di Minorca. Qui c'è un battemolle. Ci sono i miei dietro. Queste sono tutte le persone che stanno con noi qui. E dietro anche è la tipa che ci accompagna. E via, vediamo. Più rispettosi, per esempio, non suonano per strada le ragazze così. Ma hanno un senso. Non fanno... carino di passeggiare. Che dici, ma ti piace? Carine queste stradine? Tutte belle, molto bianche. Ci piace. E poi senti, parla spagnolo, cioè per me che è la prima volta che vado all'estero è strano, però bello, perché come lingua poi mi piace tantissimo. Un autobus. Sì, bella. No, guarda pure la... Siamo saliti, abbiamo visto il porto che vi ho fatto anche vedere, ora siamo sul bastio del governatore, qui a Cittadella, ed è questo, bellissimo, mi piace tanto, e affaccia sul porto di Cittadella, che prima ho detto che è il porto più grande, invece no, è Mahon, il porto più grande, ma anche questo è carino veramente. Toh.
bellissimo, davvero davvero bello. E abbiamo comprato le minorchine, che sono delle scarpe tipiche e storiche. Ciao! Lei è Sofia, l'ho conosciuta oggi e mi sta molto simpatica. Vuoi dire qualcosa? Qualcosa. Benissimo. Stiamo al mare, ora ci facciamo le foto perché lei è brava, io pure, quindi vuoi dire come ti chiami così ti seguono? Sofia, trottino basso. Ok, sono incostumata, questo costume è bellissimo, e sono tornata adesso in camera, dopo che sono stata tutta la giornata con Sofia, che è una ragazza che ho conosciuto qua, ho fatto conoscenza, sono molto felice, non vedevo l'ora di fare conoscenza, poi lei l'avevo già adocchiata ieri e ho detto no, vabbè, sta ragazza ci devo troppo parlare perché è troppo simile a me, perché l'ho vista che si faceva un botto di foto e stavo molto attenta a guardarlo, ho detto no, vabbè, è mia. Niente, oggi ci siamo conosciute, abbiamo passato tutta la giornata insieme, si è scaricato il telefono e in pratica abbiamo visto una partita di beach volley, abbiamo fatto tipo le cheerleader, quindi abbiamo fatto conoscenza con gli animatori che conoscevamo già, però ci abbiamo proprio parlato in prima persona per la prima volta. Così, e poi siamo andate a fare fitness dance, quindi abbiamo fatto praticamente tappetini, qui ci stanno tante iniziative, abbiamo fatto insomma per allenarci, e poi basta, ho fatto un bagnetto, niente di che. Siamo andate anche al mare, però il mare era mosso e preferisco, dato che è un mare bello, farmi il primo bagno a Minorca quando l'acqua è super limpida, tanto ha voglia ancora qui. E adesso mi doccio perché sono salita apposta, mi preparo oggi bianca, vestita di bianco perché c'è la serata italiana, quindi sì, il villaggio è molto figo anche perché ci sono appunto queste serate a tema, si chiama Vera Club comunque il pacchetto di questi villaggi che fanno tutte queste iniziative belle, quindi niente, adesso ne andiamo e domani gioca beach volley, ho deciso, perché c'è il campionato contro i francesi, perché qui c'è il villaggio che è italiano, una parte italiana e l'altra internazionale, principalmente francese, quindi è contro di loro, non vedo l'ora, e niente, adesso mi... per la cena, versione italiana, col toppino, bianco, pantaloncini... E adesso si va a cena. Sofia l'aspetto dentro. Comunque mi sono anche un po' truccata. Meno male. Meno male. Ero troppo struccata. Appunto. Sono stata troppo struccata. Alle 3:30. Tu quando sei arrivato? Sì, quell'8. 3:30. Sara, ci riteniamo. Ho fatto la videochiamata con Marco, mio amico. Ciao amore. E ora rischio di cascare. Sì. Comunque ora si va a cena. Eccomi qua, calcolate, sta in questo punto bellissimo dove si vede la piscina e le stelle, vabbè da lì non si vedranno. Troppo bello raga, troppo. Adesso via. Buongiorno. Insomma, buonanotte. Quanto è bello.